Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e bentrovati per questa nuova puntata di Spazio Aperto con Antonella Entrenò. Saluto la regia centrale, Ugo Moreno. Ciao Ugo. Buonasera a tutti quanti. Bentrovato. E diamo il benvenuto all'ospite di questo pomeriggio. Abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Antonio Ingroia. Buonasera, dottor Ingroia. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Grazie per aver accettato l'invito che le abbiamo proposto. Non ha bisogno certamente di molte presentazioni. Gloria, ex PM, giornalista, uomo politico, insomma, ha diversi interessi, è impegnato su tutto. Con lei, dottor Gloria, parliamo naturalmente questa sera della Mostra del Cavallo. Mostra del Cavallo che nasce il 16 novembre 2016 la conferenza stampa di presentazione, ma che forse vede le sue origini più lontane nel tempo, potremmo dire il 4 dicembre 2016, quando con il referendum costituzionale il popolo italiano ha dato una risposta estremamente precisa ad una proposta di riforma, soprattutto lo ricordiamo, Ugo, Sì. da JP Morgan, quindi un deciso. Dottor Ingroia, la vostra è una proposta politica nuova, ma ecco, lei come potrebbe sintetizzarne? Beh, la nostra è una proposta politica innovativa, trasversale e che parte da un presupposto. Il presupposto è che il nostro paese è in una situazione disastrosa, ha perso la propria sovranità perché ormai il nostro paese è controllato dai diktat della grande finanza europea e internazionale e deve riconquistare questa sovranità, il popolo deve riconquistare la sovranità e per riconquistare la sovranità c'è soltanto una ricetta. La Costituzione. Bisogna attuare la Costituzione in tutte le sue articolazioni, a partire dall'articolo 1 che dice che la sovranità appartiene al popolo italiano. E questo è quello, un po' il cuore della nostra proposta politica che si riaggancia appunto a quel referendum costituzionale con la quale la Costituzione è stata salvata dagli italiani che amano la Costituzione. Noi abbiamo salvato la Costituzione e la Costituzione può salvare noi. Ecco, dottore, il nome che avete dato alla vostra iniziativa politica non può che suscitare curiosità, soprattutto per quelli che amano magari o conoscono il gioco degli scacchi. Perché il cavallo e non la regina che avrebbe mosse più ampie? Allora, la mossa del cavallo è stata l'idea con la quale abbiamo voluto dare un suggerimento dell'essenza, della originalità, innovatività e trasversalità della nostra iniziativa. Noi riteniamo che si debba andare al di là degli steccati tradizionali di destra e sinistra. Non è questo che ormai riscalda i cuori degli italiani. Schierarsi con la militanza della sinistra o della militanza della destra, quello che riscalda il cuore degli italiani è la Costituzione. Allora occorre, appunto, come nel gioco degli scacchi, una mossa trasversale. Il cavallo è l'unico pezzo degli scacchi che può scavalcare gli altri pezzi, è l'unico pezzo degli scacchi che si può muovere in modo imprevisto, imprevedibile, un po' verso il centro, un po' verso destra, un po' verso sinistra, mentre gli altri pezzi si muovono soltanto in un'unica direzione. Beh, questo è stato un po' il senso della mossa del cavallo, ma oggi quella mossa del cavallo ha già prodotto un risultato, e il risultato è la lista del popolo per la Costituzione, che sarà poi il nome della lista che noi presenteremo alle prossime elezioni politiche. Dottore, lei faceva riferimento prima alla sovranità persa. Abbiamo abdicato in favore di una comunità europea che naturalmente ci ha tolto anche la possibilità di fare denaro, insomma, di stampare denaro. La maniera per avere o per recuperare sovranità, oltre che avere politici, intelligenti, sarebbe anche quella di uscire dalla comunità europea. Diciamo che questa
costituisce non il nostro primario obiettivo, ma probabilmente una conseguenza inevitabile. E allora partiamo di nuovo dal punto di partenza. Il punto di partenza è la Costituzione. La domanda alla quale noi dobbiamo rispondere è: i trattati europei sono compatibili con la Costituzione? Questa Unione Europea è un'Unione Europea figlia di trattati europei che sono compatibili con la nostra Costituzione oppure no? La nostra risposta è no, non sono i trattati europei compatibili con la Costituzione italiana. E allora, siccome va riconquistata una sovranità nazionale e costituzionale, o i trattati europei vengono immediatamente adeguati alla Costituzione italiana, oppure non abbiamo scelta, dobbiamo recedere unilateralmente ai trattati europei, costi quel che costi. Questa è la nostra, diciamo, iniziativa strategica. Quindi noi non diciamo domani usciamo dall'Europa, domani usciamo dall'euro, ma certamente domani non possiamo stare in un'Europa così. Allora avvieremo un processo che prevederà delle condizioni, direi perfino degli ultimatum. Saremo noi a porre all'Europa, non l'Europa a noi. E se la Comunità Europea riuscisse a fare una propria Costituzione, visto che non ce l'ha, naturalmente con la partecipazione del nostro popolo e con le nostre legittime richieste, che devono essere comunque diciamo rispettate e comprese, si potrebbe ovviare quest'ultima ipotesi? Beh, per carità, io non dico, noi non siamo anti-europei, noi non siamo contro l'Europa, noi siamo contro questa Europa come è stata costruita, e quindi se viene rifondata un'Europa diversa sulla base di un principio diverso, che è un principio di parità fra stati sovrani, nel quale non viene negata la sovranità agli stati nazionali, e si lavora per un processo magari federativo europeo con una Costituzione europea, per andare verso anche un processo di unificazione, perché no? Ma sicuramente su basi totalmente diverse di quelle odierne, dove invece i paesi nazionali, l'Italia in particolare, è subalterna di un'Europa tiranna. Infatti la Costituzione ci consentirebbe di fare riferimenti a quelle che sono le regole scritte e non dette, o comunque dettate da diciamo, presidenti che non sono stati eletti da nulla e che invece hanno autorità nei confronti di politici che magari, anche se da noi non è tanto diciamo, legale il nostro governo, comunque hanno comunque autorità sul popolo. Cioè, voglio dire, le leggi della Costituzione comunque siamo obbligati tutti quanti a rispettarle, non sono trattati che si modificano molto proprio. Esatto. Ma, tra l'altro, la nostra Costituzione prevede all'articolo 11 delle limitazioni della sovranità nazionale rispetto ai trattati internazionali, compresi quindi i trattati europei che vengono sottoscritti, ma l'articolo 11 precisa le condizioni in cui la sovranità nazionale può essere limitata, e la condizione principale è che questo avvenga in regime di parità fra gli stati contraenti. Ebbene, è proprio quello che manca, non c'è una situazione di parità tra i paesi membri dell'Unione Europea. L'Italia non è in posizione di parità rispetto agli altri paesi, quindi già questi trattati europei costituiscono una violazione dell'articolo 11 della Costituzione. L'ultimo, uno degli ultimi eventi che si sono verificati, lei sicuramente ne avrà preso, constatato, ne avrà preso nota, è quello dell'Agenzia del Farmaco Europea, quella che aveva sede, ha tuttora sede a Bruxelles, che avrebbe dovuto essere ospitata qui a Milano. Noi abbiamo perso questa possibilità, soldi, posti di lavoro, per un sorteggio. Se i nostri politici fossero stati più attenti, ma anche più presenti, sicuramente non sarebbe accaduto. Che ne pensa? Beh, penso che è una delle tanti gravi responsabilità dei nostri governanti. I governanti italiani, i politici che nel nostro paese si sono avvicendati nei governi negli ultimi anni, sono altrettanto complici di questa situazione di subalternità del paese, perché è chiaro che c'è una struttura e un'elite politico-finanziaria europea che ci ha
ridotto in questa posizione di subalternità, ma c'è una gravissima complicità dei governanti del nostro paese. Quindi, dottor Ingroia, quell'attacco all'essenza della nostra democrazia, che appunto è la Costituzione, che abbiamo sventato un anno fa, non è mai terminato, non è concluso, comunque va avanti, ha solo cambiato forma? Beh, abbiamo vinto una importante battaglia, ma non abbiamo vinto la guerra, e soprattutto è una battaglia che abbiamo vinto dopo tante altre battaglie perse, nel senso che sono stati anni in cui la Costituzione è stata sottoposta a sostanziali colpi di piccone che l'hanno indebolita, l'hanno resa più fragile. Oggi è inattuata. Infatti noi diciamo che la vera rivoluzione del nostro paese sarebbe semplicemente attuare la Costituzione. La Costituzione l'abbiamo salvata dal punto di vista formale, ma abbiamo una Costituzione, come dire, materiale, la Costituzione materiale, che è fatta dalle leggi vigenti del nostro paese, che spesso, al di là delle apparenze, sono leggi che non attuano lo spirito e i principi della Costituzione. Quindi è una Costituzione ancora in vigore formalmente, ma tradita nei fatti, nella sostanza. E noi vogliamo, dopo averla salvata nella forma del referendum, vogliamo che venga attuata in modo integrale, cancellando quindi i trattati europei, ma non solo i trattati europei, se non si allineano con la Costituzione, ma anche tutte le leggi nazionali. E noi riteniamo che ci sia stato un attacco al lavoro, alla dignità del lavoro, tutta la legislazione in materia di lavoro che ha reso tutto il mondo del lavoro precario, c'è tutta la legislazione sulle pensioni, c'è tutta la legislazione sulla cosiddetta buona scuola che ha distrutto la scuola pubblica, c'è tutta la legislazione che ha privatizzato sempre di più la sanità, ha privatizzato tutti gli settori strategici della nostra economia. Noi riteniamo che tutta la manovra della legislazione sulle privatizzazioni sia anch'essa una violazione dello spirito della nostra Costituzione. Riteniamo che il nostro paese debba fare un'inversione ad U, tornare uno Stato che regolamenti l'economia. Il neoliberismo e il meccanismo delle privatizzazioni è nemico della Costituzione, è fuori dalla Costituzione, e anche qui i governanti italiani di destra e di sinistra sono stati responsabili del disastro nel quale oggi ci troviamo. Difatti, dottor Ingroia, voi vi proponete in un momento storico, politico molto particolare del paese. Da un punto di vista politico siamo al disastro assoluto, e in questo disastro assoluto, che naturalmente nasce da una spaccatura insanabile ormai tra quella che impropriamente definiamo classe politica e popolo, cittadinanza, vi proponete in questo momento, e allo stesso momento, perdoni il pasticcio di parole, si stanno facendo avanti le forze delle due contrapposizioni, cioè le forze di estrema destra e di estrema sinistra. È un momento politico diverso rispetto alla sua prima esperienza. Quali sono le differenze sostanziali che registra oggi rispetto alla sua prima proposta politica? Ma la differenza sostanziale è che la mia prima esperienza politica era un'esperienza politica collocata decisamente a sinistra, era una proposta di unificazione della sinistra per spostare l'asse verso sinistra del paese, ma devo dire che anche rispetto all'Europa la proposta era di rendere, si parlava di un'altra Europa, cioè di un'Europa più avanzata e più democratica, ma io credo che quello che a me personalmente ha fatto cambiare idea, mi ha fatto riflettere, è stato il fallimento di Tsipras e del governo di sinistra della Grecia. Era il governo sulla carta più a sinistra in Europa, che si batteva per un'altra Europa. Anch'io ho sostenuto il progetto anche alle elezioni europee dell'altra Europa con Tsipras. Tsipras ha semplicemente fallito, ha rinunciato
diciamo, disubbidienza, tra virgolette, nei confronti dell'Europa e ha dovuto subire tutti i diktat delle lobby finanziarie. Questo mi dice e mi dimostra che questa Europa non è riformabile, è irriformabile. Allora bisogna creare un'alleanza trasversale che va al di là degli staccati, che va al di là della sinistra, della destra, che individua, come dicevo, la Costituzione come suo punto saldo di riferimento per opporsi in modo netto e questa volta intransigente a un'Europa che oggi così com'è è irriformabile. Benissimo, dottor Ingroia, e questo è un concetto molto chiaro, la domanda che viene spontanea è questa: abbiamo una classe politica, anche quella che non c'è ma quella che ci sarà, in grado di comprendere la necessità di un paese? Voi siete, non siete un movimento, non siete un partito, siete una riflessione. Voi siete, credo di poter interpretare in questo modo, un momento di riflessione che la gente deve fare, perché deve capire che non è più necessario essere di destra o di sinistra, ma è necessario essere appartenente a questo paese. Questa gente è sufficientemente matura per capire che deve fare gli interessi dello Stato, insomma, deve unire i propri intenti, non importa più se di destra o sinistra, ma deve lottare per un paese. Io credo che c'è una componente importante del paese, degli italiani, che non ne hanno piena consapevolezza, ma lo sentono, cioè, sentono questo, anche se magari non l'hanno razionalizzato, e sentire, e questo loro sentimento determina quel sentimento anche di estraneità rispetto a tutte le proposte politiche che oggi ci sono in campo, e questo sentimento è quello che ha prodotto il incremento dell'astensionismo al voto, e questo sentimento è quello che porta oggi al 60% degli italiani che vogliono astenersi, ed è a questo 60% che noi guardiamo. Non dico che prenderemo il 60% dei voti alle prossime elezioni, dico però che a partire da questa scadenza elettorale, che per noi è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo, si può costruire qualcosa di molto grande. Ma infatti il problema, non so se lei lo condivide, è che il popolo italiano, diciamo, che è stato abituato ad essere, diciamo, fra virgolette, preso in giro, non ha sviluppato capacità critiche. Io credo che la vostra iniziativa, sicuramente bellissima, encomiabile, sia di difficile interpretazione. È più facile vedere qualcuno che dica che aumenteranno le pensioni minime a 1.000 euro, oppure sentire altri che diranno che il ben godì è dall'altro lato, piuttosto che sentire una iniziativa politica che parli di Costituzione. Gli italiani hanno dovuto leggersela, magari ascoltarla, in occasione dell'ultimo referendum, ma magari non sanno nemmeno che esiste la Costituzione. È un percorso lungo questo, non crede? Sì, io credo che ci sono delle difficoltà, dovute al fatto che, come dice il mio amico e compagno di strada Giulietto Chiesa, gli italiani in questi anni sono stati lobotomizzati, di fatti, da un mainstream che rifila sempre luoghi comuni, informazioni banali, superficiali, per disabituarli a pensare e per indurli a non partecipare alla democrazia e alla politica, e riuscendo in parte in questo obiettivo. Credo però ancora, voglio essere, diciamo, ottimista, avere fiducia nelle energie che ci sono sopite, energie etiche, morali, che sono sopite in questo paese, ma sono presenti, magari sono impiegate in altre cose, sono impiegate nelle battaglie ambientali, sono nelle battaglie contro gli abusi delle banche, di tanti risparmiatori che sono stati truffati, nelle battaglie per i diritti dei lavoratori, i diritti dei pensionati, delle donne, dei giovani, dei precari. E allora io credo che comunque noi certamente non regaliamo sogni, ma certamente noi abbiamo, ad esempio, ma sarebbe lungo affrontarlo oggi, un piano economico di rilancio del paese, nelle more del braccio di ferro che va instaurato con questa Europa tiranna. Abbiamo un piano economico che, utilizzando come nuova banca pubblica la Cassa Depositi e Prestiti, e utilizzando una moneta, se vogliamo, una sorta di moneta parallela, che è la moneta fiscale, prevede un piano economico che rimetterebbe tanta liquidità nel nostro paese, consentendo sostanzialmente al nostro paese di tornare ad emettere moneta,
in circolazione, rimettere liquidità, ridare fiato al mondo produttivo e alle imprese e rimettere in piedi questa economia distrutta dalle menzogne, la menzogna del debito pubblico e le politiche di austerità. Quindi, dottor Ingroia, l'alleanza popolare che voi proponete ai cittadini, a questo punto mi pare di comprendere che non sia rivolta solo contro i partiti, ma che siano anche altre le forze, le pressioni verso le quali contrapporsi. Sì, certamente. Noi abbiamo certamente tanti avversari politici, economici e sociali. In Italia e fuori dall'Italia. E il punto è però, oltre a individuare gli avversari, individuare gli alleati e le alleanze. Gli alleati e le alleanze sono il popolo e i cittadini senza diritti e i cittadini bistrattati. Non è una frase, diciamo, ad effetto populistico-demagogica, ma è una frase che ha contenuto, perché non si ha idea, ma c'è una grande massa di italiani che magari ha smesso di votare perché non ha più fiducia nella democrazia rappresentativa, ha voglia di combattere per le sue battaglie, lo fa protestando, lo fa partecipando nei movimenti di base, nelle associazioni politico-civili, sociali, per le battaglie civili e sociali nel paese. E questi sono gli alleati su cui noi puntiamo. Dottor Ingroia, uno dei tanti nemici, un nemico di sempre, e credo che sarà anche il vostro, sicuramente lo è già ora, è la disinformazione. La disinformazione ha creato, come lei diceva fino a poco fa, il 54, forse il 60% di gente che non vota più, perché magari ha smesso di credere oppure ha pensato di credere ma credeva male. Come recuperare la fiducia di questo popolo? Voi siete diciamo, una forza nuova che ha tante bellissime idee e sicuramente sono genuine, ma come poterle trasmettere a tutti? Beh, questo lei ha colto, diciamo, nel segno. Questa è la principale difficoltà che abbiamo davanti. È una difficoltà doppia, perché c'è una informazione soltanto apparentemente libera e plurale, c'è invece un'informazione a senso unico, e non solo, proprio perché oltre ad avere tanti alleati, ma che sono tutti fuori dalle stanze del potere, abbiamo tanti nemici che invece sono tutti dentro le stanze del potere, un discorso politico come il nostro è un discorso pericoloso, e quindi c'è una ragione in più per escluderci dai luoghi della comunicazione ufficiale, dove si formano, diciamo, le opinioni, i luoghi degli opinion makers cosiddetti. Bene, allora noi però abbiamo i nostri strumenti, la nostra internet, le pagine sui social, la comunicazione porta a porta e dei momenti in cui degli spiragli di comunicazione che si aprono. Uno spiraglio importante è stato in occasione del lancio del nostro movimento, del nostro progetto politico, il 16 novembre la conferenza alla Camera dei Deputati ha richiamato su di noi un po' di attenzione, certo ignorati da tutti i TG principali del paese, a parte la 7, nessuno ha fatto un servizio su quella conferenza stampa. Ne faremo altri momenti, faremo degli eventi, faremo dei momenti, diciamo, anche di emozione, di richiamo sui singoli temi e nodi forti, punti forti del nostro programma. Ancora la campagna elettorale apparentemente è breve, ma si compone di tante settimane, noi contiamo di poter emergere dalla censura che tende a soffocarci. Ma questo cavallo, insomma, questo cavallo non credo che esaurirà la sua corsa alla campagna elettorale, perché magari, diciamo, in campagna elettorale potrà non avere risultati, diciamo, immediati, però, insomma, avrà bisogno il cavallo di fare un bel percorso, dovrà avere la pazienza di aspettare, magari. Sì, io sono convinto, il cavallo, come dire,
sta andando al galoppo, ma questo al galoppo non assicura, diciamo, il successo. Ed è proprio per questo siamo, come dire, per mantenere la metafora, abbiamo deciso di montare un cavallo che sa di dover fare una corsa ancora molto lunga, che non si esaurisce il 4 marzo, se sarà il 4 marzo la data delle elezioni. Questa volta noi, e l'ho detto io nel discorso di apertura della prima Assemblea Nazionale che abbiamo fatto la settimana scorsa, sabato scorso, io sono convinto che dopo la lista del popolo, l'indomani del 4, la lista del popolo si trasformerà nel movimento del popolo, nel senso che non è soltanto un progetto politico elettorale, è anche un progetto elettorale, ma soprattutto un progetto politico che va avanti, va oltre il 4 marzo. Infatti, ricordo ad entrambi, scusate, che anche Pegaso era un cavallo, quindi consideriamo, certo, il cavallo in questione, il Pegaso del momento, quindi va benissimo, anche le ali. Ma dottor Incaglia, uno dei problemi che sicuramente grava tantissimo sul paese è la corruzione. La corruzione sappiamo bene essere l'altra faccia della, certo, criminalità organizzata. Mi perdoni, ma con lei non posso fare a meno di parlare di certe cose. Sì. Da un punto di vista di reazione, insomma, ritiene che la prima arma da mettere in campo sia di carattere normativo o si debba piuttosto recuperare più un valore morale nella collettività? Beh, io credo che le due cose camminano assieme. Innanzitutto, dal punto di vista etico-morale e anche culturale, servono dei modelli virtuosi. Abbiamo bisogno di una classe politica e una classe dirigente diversa. Noi abbiamo oggi una classe politica profondamente corrotta, e una classe politica corrotta produce una società corrotta, non necessariamente il contrario. Il rapporto tra classe dirigente e società spesso conta molto il modello che viene dalla classe dirigente. E allora questo è preliminare, per questo noi proponiamo e proporremo nelle nostre liste candidati e candidature di persone innanzitutto oneste ma anche competenti, visto che l'onestà non è sufficiente come requisito. Il secondo dato però è anche legislativo, nel senso che occorre una legislazione all'altezza, che dia il potere alla magistratura per poter adeguatamente colpire, diciamo, i fenomeni corruttivi. In questo senso noi abbiamo una proposta che noi chiamiamo la legge La Torre B, e cioè che non quella che è stata approvata dal Parlamento, secondo noi inefficiente. La legge La Torre B è una proposta per estendere la corruzione, la confisca, cioè il sequestro e la confisca dei beni oggi prevista per i mafiosi, si deve applicare anche ai politici corrotti, e prima ancora che ci sia una sentenza definitiva, quando ci sono indizi, diciamo, sufficienti sullo stesso piano di quello dei mafiosi. Quindi, io devo chiudere perché tra poco devo prendere l'aereo. Sì, ecco. Va bene. Ultima domanda, grazie. Ultima domanda, sì, no, credo è ghiotta questa occasione. Quindi nel vostro programma sicuramente non mancherà l'iniziativa di fare la lotta, di creare, insomma, una iniziativa contro la mafia, la malavita organizzata. Sarebbe uno dei pochi partiti ad avere un programma, sì, forse l'unico, sì, questa iniziativa. Ovviamente noi abbiamo la lotta contro la mafia e la corruzione come una delle nostre priorità, mentre è sparita dai programmi politico-elettorali di tutte le altre forze politiche, di questo ci vantiamo. Peraltro, diciamo, la mia storia di magistrato non poteva far dimenticare l'importanza, certo, di questa priorità politica, certo, ed etico-morale. Bene, dottor Ingroia, noi la lasciamo, la ringraziamo, grazie. Davvero, grazie, di essere stato con noi, e sappia che la disturbiamo per cui. Grazie, insomma, buon viaggio. Grazie. grazie mille, grazie a voi. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Allora.
Allora, sicuramente insomma, una bella chiacchierata. Purtroppo, come dire, il tempo non è stato dalla nostra parte, naturalmente ascoltatori, scusa, interruzione, forse è meglio se interrompi tu la comunicazione, altrimenti corriamo il rischio di dare informazioni delicate. Ecco, perfetto. Spero di aver coperto con la mia voce fino all'ultimo. Sì, sì, sì. Allora, dicevo, ascoltatori, che naturalmente potrete inviare commenti, i vostri commenti a questa intervista sul sito di Radio Saiuz. Purtroppo quella che ascoltate è una registrazione effettuata diciamo poco prima che la nostra trasmissione avesse inizio, proprio perché, come avete potuto sentire, il dottor Ingroia doveva imbarcarsi, per cui è andata così, ma sicuramente ci saranno altre occasioni e lo avremo in diretta, per cui potrete eventualmente rivolgere le vostre domande all'ospite in diretta, appunto. Anche perché l'occasione, insomma, è stata ghiotta. Peccato che non abbiamo potuto sfruttare appieno i nostri 60 minuti. Va bene, non importa, comunque ritorneremo senz'altro sull'argomento. Intanto io voglio ricordare ai nostri ascoltatori che tra gli organizzatori della Mossa del Cavallo ci sono Davide Riondino, Vauro, l'avvocato Sandro Diotallevi, l'ex generale dei Carabinieri Nicolò Nebbi e, come ha detto lo stesso dottor Ingroia, Giulietto Chiesa. Per cui è sicuramente un'iniziativa da osservare. Non fosse altro, insomma, che si apre un nuovo fronte, Ugo. Certo, ma infatti la caratteristica importante, insomma, direi che la cosa più importante di questa iniziativa politica è la voglia di fare qualcosa che nessuno mai ha fatto, e cioè quella di prendere iniziative nei confronti della malavita organizzata. Chi avrebbe potuto farlo se non loro, insomma? Finalmente un programma che prevede anche questo. Nessun partito, al di là delle voci roboanti, ha mai preso un'iniziativa del genere. Insomma, sperare in queste iniziative, secondo me, è una delle soluzioni, una delle tante soluzioni per risolvere alcuni problemi di questa nazione bistrattata. Quindi che ben venga, insomma. Infatti. Ugo, penso che noi ancora non abbiamo salutato tutti gli amici del network. Esattamente. Ma grazie innanzitutto per avermi passato la parola. Come dire, intervista molto interessante, ma non poteva essere così dato l'ospite. Peccato che le tempistiche non sono state a nostro favore, però intanto si è riusciti comunque a contattarlo. Caro Antonella, siamo riusciti nel nostro piccolo a dare una informazione. Esattamente. Un'informazione che, come giustamente sottolineava il dottor Ingroia, non è passata dai filtri ufficiali, quelli nazionali, internazionali, insomma, non se ne è parlato granché, per cui questo è già indicativo di qualcosa. È vero. Antonella, io ne approfitto che mi hai passato la parola per ricordare, come sempre, i nostri radio e telespettatori che il circuito di Radio Saiuz si avvale della collaborazione già da diverso tempo di alcune web radio. Oltre alle sue web radio, che sono Radio Saiuz e Radio Saiuz Classic, che è sempre bene ricordare, ci sono Radio Reno Web, del nostro amico Alfredo Stori, Radio Favaro Veneto, Radio Sismon di Libri, abbiamo poi Radio Isso, Radio Valdichiana, Modena Noi Radio e, come dico sempre io ormai da un po' di tempo a questa parte, le ultime tre, per così dire, che sono Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Inoltre ci si può sempre seguire sulle nostre canali TV, che sono appunto tramite il sito di Radio Saiuz, al link radiosites.it, oppure sulla nostra pagina Facebook, dove entrambe le chat sono aperte. Io consiglio caldamente ai nostri radioascoltatori di scriverci per qualsiasi cosa, se hanno dubbi o vogliono fare domande, che sempre troveranno sempre risposta comunque. Ad ogni modo, voglio anche ricordare il Media Center, che già da diverso tempo fa parte Radio Saiuz. Come dire, questo, questo come
programma, anzi network, che ci dà la possibilità di poter recuperare tutti quei programmi, quei format che fanno parte del circuito di Radio Science o che hanno fatto parte. E basta semplicemente andare al link www.sitesmedia.it, come login basta mettere ospite, non c'è bisogno di nessunissima password, e al suo interno troverete tutti gli spazi disponibili, quindi tutti i vari programmi, e si può anche seguire le varie dirette TV. A questo punto è tutto, posso passarti nuovamente la parola, cara Antonella. Problemi? Antonella e Ugo, ci siete? Sì, Sì, è solo che ci sei arrivato male, per cui evidentemente avevi smesso già prima di parlare. Comunicazione di servizio, ti ho inviato un messaggio, dagli un'occhiata. certamente. Bene, sì, vediamo un po' se mi piacerebbe che i nostri ascoltatori, perlomeno coloro che non hanno potuto seguire la diretta che c'è stata il 16 novembre dalla Camera, no? C'è stata la Sì. conferenza stampa di presentazione della Mossa del Cavallo, appunto. Non so se abbiamo la possibilità, Ugo, di proporla ai nostri ascoltatori. Sarebbe interessante perché sono state esposte in maniera chiara ed esaustiva dai rappresentanti le idee che mi pare ti abbiano entusiasmato, Ugo. Sì, è interessante perché soprattutto non si pensa al di là delle imminenti verifiche relative alle votazioni. Questa idea di questa mossa, di questo movimento, non so se possiamo definirlo un movimento, intanto è una protesta nazionale, è una raccolta di proteste, è una forse un'intuizione, ma comunque dovrebbe essere il seme per far crescere una pianta finalmente, una pianta sana in questo paese, perché momenti di riflessione come impone questa iniziativa del dottor Ingroia e del dottor Chiesa e altri, è una novità, è sicuramente una novità importante, ma è una novità perché costituisce un riferimento diverso, un riferimento non solo per chi non ha mai votato, ma anche per chi vuol votare in maniera, diciamo, corretta, in maniera giusta. Giusta significa nel senso che bisogna tenere presente nelle votazioni non solo le idee di partito che credo ormai siano morte nella notte dei tempi, ma soprattutto far crescere l'idea della nazione, l'idea dello Stato, anche se fa magari storcere il naso ancora a qualcuno, ma io vedo la politica che fanno altrove, è una politica fatta da alcuni paesi europei, dove pensano a tutelare ancora i propri confini, il proprio Stato, e quindi Ma, abbiamo bisogno anche di questo. sì, ma mi pare di poter dire che l'essenza del discorso sia rinegoziamo, Certo, ripatriamo, non è una chiusura una comunità a europea, prescindere, per cui c'è comunque la voglia di un dialogo, ma deve essere appunto un dialogo alla pari, parità che non esiste, non c'è, ci è stata sottratta, per cui bisogna riconquistare un certo potere una contrattuale. comunità europea che non ha una costituzione e vuole calpestare la costituzione dei paesi che ce l'hanno. In realtà noi abbiamo una costituzione che ci è invidiata in tutto il mondo, ma non viene rispettata. Quindi prima ancora di fare questo, credo che la comunità europea debba dotarsi non solo di una moneta unica, diciamo, definiamola così, ma debba dotarsi di una Costituzione che non è riuscita ancora a scrivere. E quindi i trattati vengono molte volte veicolati da idee diverse e con iniziative diverse, imposte da persone che non ha eletto nessuno. Abbiamo una commissione che non è stata eletta da nessun popolo, che impone regole comportamentali a capi di Stato o capi di governo che invece hanno avuto bene o male una votazione. Quindi bisogna recuperare una coralità, insomma, un momento di coralità che abbia voglia di creare un vero Parlamento costituzionale con vere regole democratiche costituzionali all'interno delle quali conviene muoversi. Ma se ci arrivano i diktat, le sanzioni e multe, e magari un po' di commiserazione anche perché i nostri politici partecipano poco agli impegni europei, e questo credo che la dica lunga. E quindi abbiamo bisogno di avere politici che rappresentino prima di ogni altra cosa, non se stessi, ma rappresentino lo Stato.
Quindi abbiamo dei politici che partecipano, questa è una notizia, va bene. Allora, che dirvi, con questa speranza ci lasciamo, noi osserveremo perché vogliamo capire. E vi diamo appuntamento alle 22, non perdete la trasmissione di questa sera, perché questa sera in diretta avremo il nostro direttore Giorgio Bongiovanni, per cui vi invitiamo a seguirci, a partecipare, perché ci saranno tante cose di cui parlare. E quindi speriamo in una vostra partecipazione interessante. Assolutamente. Bene, per intanto vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alle 22 con Osservatorio Antimafia. Buona serata a tutti. Arrivederci.